Ciao a tutte, ciao. Oggi sono qui con mia sorella Francesca, che è qui con noi perché è andata a Londra, mi ha portato un po' di cosine da mangiare, quindi le assaggeremo insieme. Abbiamo tutte cosine dolci tranne queste, che sono delle patatine salate che mangeremo alla fine. E abbiamo delle cose un po' particolari, per esempio anche il tè. Questo è il tè di Fortune & Mason, è uno dei tè famosi perché è della collezione della regina, giusto? Sì, in teoria. E quindi ora andremo ad assaggiarlo. Abbiamo tutte cose inglesi tranne queste, che sono delle crepe con delle palline di biscotti e cioccolato che ha portato mia mamma dalla Francia, quindi assaggeremo anche queste. Ecco. Quindi direi di iniziare. Iniziamo con il tè che abbiamo messo qua in tazza. Questa è la bustina, molto carina, tutta azzurra. E con che cos'è questo tè? Boh, è un po' fruttato, fiorato e abbastanza, cioè non è intenso, abbastanza leggero. Sì, esatto. E c'era sia in foglia sia in bustina, ma visto che è più comodo, cioè più comodo in bustina, ho preso la bustina. E c'è scritto, vabbè, tè cinese con bergamotto, fiori d'arancio, è dolce, leggero, delicato, perfetto per da bere per metà mattina. Siamo a metà mattina, quindi vai, assaggia. Ok. Sentiamo com'è questo tè. Se troviamo il bergamotto e le foglie di arancia. Buono? Sì, però buono. Buono, però è dolce. Sì, esatto. Non c'è bisogno dello zucchero. Buono, questo ci piace. Allora, ora cosa facciamo? Dopo il tè direi di assaggiare. Ah. Abbiamo una marmellatina di fragole, abbiamo portato anche il panino, perché noi facciamo le cose fatte bene. Tip Tree. Wilkin & Son. Sì, che me l'hanno data in una sala da tè con gli scones, però avevo troppo marmellata e non l'ho mangiata tutta. Ma cosa sono tutta. Gli scones? Gli scones sono panini all'uvetta. Però non fatti tipo con la pasta del pane, ma una pasta con le uova, la farina, insomma un po' più ricca e anche un po' più duretti. Li tagli a metà, ti danno una specie di panna, crema, non so bene cosa sia, e la marmellata. E si mangiano così con il tè, sono proprio tipici inglesi, molto buoni. Buona. C'era anche il frutto di bosco, c'era anche il miele, ma quella frutto di bosco è buona. Buona, non è troppo dolce. Una marmellata di fragole. Sì, ci sta. Normale, buona, insomma. Buonina. Ci sta. Voi non lo sapete, ma qui abbiamo sotto Mia, che è appoggiata col muso sulle nostre gambe, che chiede cibo e lemolina. Ma non glielo daremo. Poi, cosa facciamo? Biscotti? Biscotti, direi, sempre per colazione. Che biscotti sono? Sono buonissimi, sono i Bourbon. E io li ho presi da Sainsbury. Infatti questi sono quelli di Sainsbury. Ma buoni, trovate un po' dappertutto. E io li preferisco quelli solo al burro perché hanno tutto il cioccolato e sono buonissimi. Ma cosa sono, vegani? Niente, sono vegani comunque. Sì, però sono stra buoni. Ah, non hanno nessuna confezione dentro, vabbè. Prendiamo di così. Il cioccolato. Tieni, metti. Io me ne mangio un intero. Ah, vedete, sono fatti così. In mezzo hanno la cremina di cacao. Un po' distrutti perché li ho portati in Belgio, ovviamente. Cin cin. Buonissimi questi. Io mangerei tutta la confezione. Ora proveremo queste, che sono appunto le crepe già pronte. E queste in realtà sono molto comode per la mattina, tipo io non ero in Erasmus, non avevo tempo di fare colazione, mangiare le briochine già pronte e queste sono buone. Ne abbiamo assaggiate altre fatte così, in realtà senza non... Senza i biscottini. Esatto, senza i biscottini. Se poi le mettete tipo 30 secondi in microonde, 20 sono... Anche meno, pure. Perché a volte si seccano sì, troppo e diventano dure, quindi dovete fare un po'... un attimo in microonde per... Mettiamola così. È fatta così? La sfoglia è molto sottile, tutta arrotolata. Sì. Andiamo, serio. Sì. E questa dovrebbe avere dentro appunto delle... palline di biscotto. Buone, però non trovo il senso di questi biscotti dentro. Cioè, secondo me ci sta bene il cioccolato perché dopo si scioglie un po' ed è buono, ma il biscotto non capisco.
la mia è mezza vuota. Cioè, da questa parte non c'è niente, da questa c'è il cioccolato. Un'altra cosa che la Mimi ha portato sono questi che sono i Reese's, che non sono propriamente inglesi, Inglese. ma sono secchi americani e sono delle mini tortine fatte di cioccolato con dentro il burro di arachidi. Io amo il burro di arachidi, quindi questi li adoro. Tu li hai mai assaggiati? Penso di sì, una volta. Mangiati perché me li avevano portati a Lione i miei compagni americani. Facciamo metà. Sì, Fai vedere com'è hanno pure fatto. la Sì, è cartina. fatto così. E qua c'è il. Vieni. E appunto li ha portati i miei compagni americani. E poi quando Giova in America Sono un così, po' sciolti. gli chiedo sempre di portarmeli perché sono buonissimi. Vedete, sono fatti così, quindi con burro d'arachidi dentro. Mi piacciono. Vorremmo sapere se vi piace il burro di arachidi, perché a qualcuno piace moltissimo e a qualcuno fa proprio schifo. Va bene, poi Mimmi ci ha portato le Skittles, che anche queste credo siano americane, o no? Non lo so, boh, in Italia ci sono sempre, le trovi sempre. Lo so. Comunque ha portato tre versioni diverse. Queste Queste sono le originali, sono diciamo. le classiche, diciamo, alla frutta. E sono tutti questi confettini di zucchero a vari gusti. E quindi c'è quello viola che è all'uva, quello verde caramella verde, quello Giallo che giallo ha che è al il limone, limone. quello rosso fragola e E quello arancione arancione arancia. arancia. Queste qua. Poi ci ha portato queste verdi, che sono le Crazy Sours. E sono quelle ai frutti ma acide. E penso che crazy nel senso che tipo se ti becchi quella viola non è All'uva, ma è all'uva un ma è altro un altro gusto. gusto e ti Quindi devi indovinare qual è. ovviamente Però è assaggeremo anche difficile perché queste. sono un po' tutti uguali. E poi ci sono queste blu che sono le Tropical, dove abbiamo quella viola che è passion fruit, quella gialla che è pineapple, quella arancione che è arancia, quella rossa che è anguria e quella blu che è tropical punch, quindi ora scopriremo. Da quale vuoi iniziare? Da questo qua normale direi. Poi Ok. è carino perché dietro c'è scritto che due arcobaleni non sono uguali, quindi neanche i pacchetti di Skittles, perché ti mischiano tutti i gusti e quindi non è detto che ne trovi il numero uguale in tutti i pacchettini. Esatto, no, Carino. sono molto carine. E sono buonissime. Il problema è che una tira l'altra. Io la prima volta le ho assaggiate che me le ha portate Julie, una mia amica americana, alle elementari, che lei è venuta a fare tipo un anno qui, e aveva portato un sacchetto grande così, ti ricordi? Sì, ma anche in aeroporto ne ho trovato uno che sarà stato tipo 5 kg, una Noi cosa del queste le genere. prendiamo sempre quando andiamo appunto a Londra o in giro e le troviamo insieme alle Jollibee. Non riesco ad aprirla. Non riesco. Allora, tu hai queste due. Io ho verde e Ok. L'arancia si sente che è arancia. ci dai anche il limone. Ovviamente sono dei gusti un po' artificiali. Quella viola, io ho sempre pensato assaggiandola che fosse mirtillo, invece è uva. Però sono messa di mirtillo. Andiamo con le Tropical. Carine. Fai vedere la foto. Hanno i colorini un po' più accesi, diversi. Sì, dai, si sente che sono tropical. Tropical Punch è questa. Questa non capisco bene da cosa sappia. Sarà un mix di frutti. Rosa. È watermelon quella. E questa è ananas. Questa sa di anguria. E ora le ultime. Poi vi diremo su Instagram quanto ci abbiamo messo a finire tutto il sacchettino. Beh, no. Sono L'acido. acidulini, ma non Sono capisco il frizzantine un gusto. po'. Acidine, ma lo si sente più alla fine. Ma anche io non ho capito il gusto. Tipo rosa, non so cosa. Secondo me io ho mangiato questa era mela.
Vabbè, mi piacciono un sacco le caramelle acide. Abbiamo un'ultima cosa, che appunto sono queste, ed è l'unica cosa salata, e sono delle patatine Walkers. Io non so se mi piaceranno. Un po' acidine, acidule. Tanto acide proprio. Sono un sacco sottili. A me piacciono. Ah, non convincono. Quindi questo per questo video assaggi è tutto. Ovviamente ne faremo altri perché Mimmi avrà più volte l'occasione di andare a Londra perché il suo ragazzo è andato a studiare lì. Magari andrò anch'io. Speriamo. Sì, dai, così abbiamo due valigie per portare il Più doppio buttare più vicino. cosine, magari prendiamo anche delle cose un po' strane, un po' etniche. Così. Speriamo che il video vi sia piaciuto. Se vi è piaciuto, lasciate un mi piace. Fateci sapere con un commento che cosa avete provato di queste cose e cosa siete curiosi di provare. Esatto, consigliateci qualcosa per magari La le prossima prossime volta, volte. esatto, da comprare. E quindi niente, noi vi salutiamo. Se non l'avete già fatto, iscrivetevi al canale. E ciao! Ciao.